Ragazze, in questo video vorremmo mostrarvi tutto quello che ho acquistato da The Zenith e da Calzedonia. Praticamente ho notato che da The Zenith c'erano degli sconti, ho acquistato qualcosina a scontato, ma soprattutto sono nuove collezioni, quindi cose a prezzo intero, e poi da Calzedonia ho acquistato altre 5 paia di calze. Saprete che mi sto fissando tantissimo con le calze, che ho acquistato davvero tantissime da Calzedonia ultimamente. Se volete vi lascio nelle schede il link a quei video. E niente, iniziamo a mostrarvi tutto. Allora, innanzitutto vi mostro queste che sono una brasiliana che ho preso della nuova collezione di The Zenith. C'è anche il reggiseno, però il reggiseno l'ho misurato e non mi piaceva perché mi sembrava un po' troppo da ragazzina piccolina, diciamo così, però è molto carino. Se lo volete abbinare, ho preso solo il pezzo di sotto ed è fatto così. Sa tantissimo d'estate, quindi di marinaio, non lo so. È fatto così, è molto semplice. Io ho preso un SM, costa 5,90 euro. Poi, sempre da The Zenith, ho preso una maglietta, che è questa qui, è una magliettina rosa tutta sbrilluccicosa, costa 12,90 euro, ha preso una S, quindi di questo rosa molto tenue. Qui praticamente avete la particolarità che è fatto così e ha il collo a barca, è molto semplice e l'ho acquistata per metterla sotto quelle magliette che ho acquistato da Stradivarius, quelle che sono leggermente trasparenti, per metterle sotto, quindi non sapevo con che cosa metterle e l'ho voluta prendere. C'è così anche color bronzo, color oro, però ho voluto prendere questa perché è la colorazione che mi piaceva di più, quella che sfrutterò sicuramente di più. Poi magari con i saldi, se c'è anche l'altra colorazione scontata, sicuramente prenderò anche l'altra. Poi della collezione dedicata ai Chupa Chups ho preso questo, che praticamente è una mutandina di quelle molto larghe, molto comode, con scritto Need Sweet e dietro tutti i Chupa Chups disegnati. Costa 6,90 euro, ha preso una S. Non lo so, mi piaceva e l'ho voluta prendere perché comunque era molto carina. Me l'ho regalata anche il Chupa Chups quando sono andata ad acquistarla e niente. E poi scontata 16 euro ho preso questo, che è un pigiama che avevo adocchiato da quando era uscito, però che non avevo acquistato. Anziché a 22,90 euro, ha preso una S. Quindi praticamente è fatto così, c'è scritto My mascara is too expensive to cry over boys, ed è molto carino, sa tantissimo di me, è così rosa con tutte le particolarità in nero. Mi piacciono tantissimo. A me i pigiami di The Zenith, questo non l'ho neanche misurato perché comunque è la classica taglia di The Zenith. Al di sotto, come sempre, ci sono i pantaloni che sembrano dei leggings, ci sono disegnati qua tutti in mascara, il rossetto, gli occhi con le ciglia finte, non lo so, mi piaceva, sono molto comodi, mi trovo benissimo, non sono neanche troppo opprimenti, cioè nel senso che pur essendo molto molto elastico, comunque non danno molto fastidio e mi trovo benissimo, quindi ne acquisto sempre. Poi adesso devo fare molto il cambio dei pigiama perché alcuni sono comunque da cestinare, quindi ne ho voluto acquistare qualcuno, diciamo che questa è la scusa, però mi trovo benissimo. Ne ho acquistato anche quello dedicato a Barbie, quello dedicato alla Coca-Cola, mi trovo benissimo, sono il pigiama che utilizzo sempre, che mi stanno dando tantissima resa. E poi, come vi ho detto, ho acquistato 5 paia di calze da Calzedonia. Sono andata per acquistare quelle a rete col fiocchetto che non ho trovato, ne ho acquistato altre. Allora, innanzitutto ho preso queste, costano tutte 3,95 euro, avendone prese 5, una era in regalo. Ho preso queste che sono di quelle che mi piacciono tantissimo, che sono molto molto comode, vi fasciano il piede e sono di questo color rosa fucsia con tutti i fenicotteri. Non lo so, mi piaceva, li ho presi subito. Diciamo che un paio, non sapevo se prenderlo o no, però volevo arrivare ai 5 paia proprio per averne uno gratis. Ho preso queste che sono rosse e nere con la particolarità di avere qui nella caviglia questa fascia così color oro, mi piacciono tantissimo queste calze quando avete le sneaker ed escono, diciamo, il pezzettino della calza, si vede molto carino. E poi ho preso, sempre fatte nella stessa maniera, queste, solo che queste non hanno, diciamo, la parte colorata sopra, sono molto carine, anche queste costano 3,95 euro.
E poi le ho prese anche così. Queste invece hanno come l'altra la fascia, solo che queste sono bianche e rosse. Queste secondo me sono più dedicate alla primavera, mentre quelle rosse e nere le vedo più per l'autunno, però sicuramente le utilizzo anche in questo periodo. E poi l'ultimo paio sono queste qui che sono bianche e nere, però hanno la fasciata così color rosso, sono tutte sbrilluccicose, non so, mi piacevano per quello. E poi ho preso un paio di scarpe da Batta della scorsa collezione. Sono dei mocassini che anziché 50 euro li ho pagati 30 e ho preso un 36. Mi sto fissando anche con questi mocassini, ne ho tantissimi colori, ne ho presi anche da Prima Donna l'anno scorso, ne ho preso altri da Batta e ho preso questi. Li ho presi anche perché hanno delle colorazioni molto particolari, nel senso che hanno questo grigio sporco e questo marroncino. Non lo so, sono molto carine. L'unica cosa è che queste scarpe, soprattutto le prime volte, sono un po' rigide qui nella caviglia, nel tallone, e a volte mi diventa rosso il piede, però di solito metto un cerottino, oppure a volte alcune scarpe le ho fatte pestare nella parte interna per essere più morbide, però una volta che le utilizzate sempre sono comunque meno rigide e hanno un tacco che non è molto alto, però possono essere utili da utilizzare tutti i giorni e mi piacevano, le ho volute prendere. E niente, fatemi sapere cosa avete preso voi ultimamente, se avete preso qualcosa in comune con me, cosa pensate di questi acquisti, se anche voi vi state fissando con le calze, soprattutto per colpa di Calzedonia che si sta facendo uscire tantissime calze davvero carine. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace e a presto, ciao!